il pollo ma la bolla, il passero la passera, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Tutti quanti amano Mike Sciosha. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Finalmente torniamo a registrare un video serio. Tra l'altro ho cambiato anche inquadratura perché la mia ragazza Ambra per Natale mi ha regalato questo cavalletto fantastico. Non fate la battuta, cavalletto, piccolo cavallo, perché... A parte l'ho già fatta io ragazzi e vi assicuro che non fa ridere. In questo video voglio fare la classifica dei 5 giochi più deludenti del 2013. Attenzione ragazzi, parliamo di giochi deludenti e non di giochi brutti. Inoltre c'è da dire che questa è la mia personale classifica e quindi segue i miei gusti, i miei pensieri, le mie opinioni, eccetera eccetera. Non dobbiamo pensarla per forza allo stesso modo. Probabilmente, non lo so, forse... Può darsi che troverete anche il vostro gioco preferito in questa classifica. Comunque ragazzi, questo è il mio pensiero. Sono i giochi che a me hanno deluso in quest'anno. Quindi io direi di andare subito a vedere chi c'è in quinta posizione. Vai! In quinta posizione metto Splinter Cell Blacklist. Probabilmente come gioco è inferiore ad altri giochi presenti in questa lista, però ragazzi noi dobbiamo valutare in base alla delusione e non alla bruttezza del gioco. Sapete che questo è stato il mio primo Splinter Cell vero e proprio, quindi non parlo da estimatore della saga o da hater del gioco. Semplicemente ragazzi lo valuto per quello che è. Allora iniziamo col dire che se vi piace lo stealth è un gioco divertente. Avete la possibilità di affrontare le missioni in tantissimi modi, avete tantissimi gadget per andare avanti. Pensate ragazzi che potete farlo tutto stealth e quindi fate le spie per benino, potete fare proprio alla viva al parroco, quindi il casino più totale, oppure potete fare una via di mezzo. Unite tutto questo a una quantità di gadget incredibile, insomma, rende il gioco divertente. Il vero problema è che la campagna single player dura veramente troppo poco. Ci saranno sì e no una decina di missioni e proprio a voler essere buoni la durata sarà 7 ore, 8 ore, ma 8 ore non credo. Però comunque ragazzi è veramente cortissima. È vero che ci sono diverse missioni secondarie, ma la maggior parte sono affrontabili come cooperativa online, quindi sta cosa veramente non mi piace ragazzi, perché se io non voglio giocare online in coop con qualcuno, con uno sconosciuto, comunque non ho amici con cui giocare al gioco, cioè praticamente quelle missioni da soli sono ingiocabili. Torna la modalità spie contro mercenari, però ragazzi è veramente troppo poco e a me comunque questa modalità non interessa. Mi ha deluso perché mi aspettavo di più. Il gioco veniva rilanciato come il grande ritorno della serie di Splinter Cell, mentre secondo me di grande probabilmente c'era solamente il doppiatore di Sam Fisher. Poi ragazzi, ve lo ricordate Briggs? L'inutile Briggs? Dai, su. Andiamo avanti e passiamo alla quarta posizione e tenetevi forte ragazzi perché sto per sconvolgere la vostra psiche da videogiocatori professionisti, perché in quarta posizione ho deciso di mettere God of War Ascension. Attenzione, in realtà ragazzi non ero sicuro di includere questo gioco nella lista delle delusioni, però ci ho pensato bene e seguite il mio ragionamento. Allora, sono sempre stato un grandissimo fan della saga di God of War, lo sapete, solamente ragazzi che mi aspettavo un po' di più da questo gioco. Il gameplay è il solito della saga, quindi divertente, tantissime combo, ben bilanciato, a parte un piccolo pezzo della campagna che ha richiesto una patch per abbassare il livello di difficoltà. Noi da Veri Pro ci siamo riusciti subito, però vabbè, dettagli. Però ragazzi, ecco, quindi come gameplay, come gioco ci sta. Però alla fine non mi ha lasciato niente. È vero ragazzi che, per esempio, dal punto di vista della trama, se cose così, è un prequel, quindi... non mi interessa. Poi in generale ragazzi, cioè un gioco come God of War non va valutato per la trama, cioè la trama è secondaria in un gioco come God of War, quindi non mi interessa. Però mi aspettavo un po' di più, perché per esempio un canone di paragone che viene preso per esempio con God of War 3 è la grafica, cioè dal punto di vista grafico è sempre stato all'avanguardia, sempre stato avanzatissimo. E per esempio però ecco, io non avverto il passaggio da God of War 3 e God of War Ascension. È pur vero ragazzi che probabilmente in tutti e due i casi siamo di fronte alla console spremuta fino all'osso per dare il meglio, però ecco, non si avverte il vero salto, cioè il salto qualitativo non si nota. La trama è quella che è, il gameplay sì è quello, è sempre quello, diciamo che ok, che mi rimane di sto gioco? Non so se in questa situazione ha influito la volontà degli sviluppatori
di inserire anche il comparto multiplayer nel gioco, una novità assoluta, al limite divertente, probabilmente divertente nei primi 2-3 partite, poi almeno mi ha portato a noia. Non so se questo ha influito, perché magari si sono concentrati un po' di più nel creare un multiplayer almeno adeguato e hanno, insomma, lasciato un po' stare il comparto single player, quello che ha creato, quello che ha portato in alto la saga. Questo non lo so, ragazzi, io so solamente una cosa: io della saga sono un grandissimo fan. Per me God of War è Kratos, quindi visto che God of War 3 finisce in un certo modo e secondo me, ragazzi, doveva finire lì, cioè non puoi creare un nuovo God of War senza Kratos. Puoi fare sì prequel, poi però rischi di fare quello che hai fatto. Però ragazzi, io penso questo: se un brand vende in questa situazione, la situazione che ci troviamo noi oggi, continuerà a vendere pure in futuro, quindi mi aspetto altri God of War. Di certo God of War senza Kratos non è God of War. Ma deluso, però è una delusione dovuta al fatto che non mi ha lasciato niente, cioè è un gioco che se io non guardassi alla mia collezione probabilmente non ricorderei. In terza posizione troviamo DMC Devil May Cry, ovvero il reboot della serie Devil May Cry di Capcom. Allora ragazzi, parto dicendo che io odio Ninja Theory, ovvero gli sviluppatori di questo reboot. Odio veramente il loro stile, non mi piace l'uso che fa dei colori così accesi, sparati in faccia. Hanno sviluppato uno dei giochi più meschini a cui ho giocato in assoluto, ovvero Enslaved. Ne abbiamo già parlato, quindi andiamo avanti. Ma qui parliamo di Devil May Cry, un gioco che per PS2 ho veramente consumato. La mia idea di Devil May Cry, la vecchia serie, è più o meno questa: un gioco bello, un gioco brutto, un gioco bello e un gioco brutto. E voi capite, ragazzi, che questa altalena fa sì che il fan compri sempre a priori. Se il primo titolo di Devil May Cry è stato bellissimo, è pur vero che il secondo è stato abbastanza una merda. Fan, quando vede che esce Devil May Cry 3, compra Devil May Cry 3 perché Sam pensa che magari può tornare agli antichi livelli. E così è stato, ragazzi, perché Devil May Cry 3 è secondo me il titolo migliore della vecchia serie. Poi però, ragazzi, comprerà anche il 4 e il 4 è una merda. Ok, quindi iniziamo con questo reboot. E questo reboot ci viene presentato, comunque c'era stato pubblicizzato, un Dante molto più giovane, più spavaldo, più sfrontato. E in effetti, ragazzi, Dante è giovane, è sfrontato, è spavaldo, ma solo nei primi 5 minuti del gioco, perché il tempo di incontrare suo fratello Virgil e una ragazza che veramente ha il carisma, cioè, di sta penna, il gioco prende una svolta totalmente diversa dalle premesse che c'erano state fatte. Da qui in poi la trama è tutto un l'eroe contro il cattivo rapisce la ragazza viene salvata dall'eroe, l'eroe sconfigge il buono si rivela essere cattivo, quindi l'eroe contro il super cattivo e finisce il gioco. Diciamo una trama abbastanza banalotta. Il vero problema, ragazzi, ciò che veramente mi ha deluso è stata la delusione di un'aspettativa. Io mi aspettavo tanto anche dal nuovo Dante, perché non nego che quando ho visto per la prima volta il nuovo Dante all'E3 di non mi ricordo quanti anni fa, che sembrava un cowboy, e io ho l'idea del Dante un po' gotico e tutto il resto, veramente ho detto che cacchio sta succedendo. Però me l'avevano venduta bene, ho detto ok, cracchio, diamogli fiducia. E invece, ragazzi, devo essere sincero, mi ha abbastanza deluso. Cioè, il vecchio Dante gli piscia in testa al nuovo Dante. Poi al tutto aggiungete i soliti colori sparati in faccia, una trama balbettante, la longevità della storia che è scarsetta, ecco che avrete DMC Devil May Cry. Ora, ragazzi, non dico che probabilmente la longevità può essere prolungata se vi piace proprio riaffrontare le missioni. A me non interessa, non mi ha interessato più di tanto. Inoltre aggiungerei anche che seppure il gameplay è divertente, perché ragazzi il gameplay più o meno è il solito, quello della serie, però a livello di armi ho trovato un po' scarsa la presenza di armi, sono 2-3. Però ragazzi, ecco, secondo me tutto questo è un po' troppo poco per i miei gusti e per le mie aspettative. Ripeto, non mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più è la frase ricorrente del video. Comunque ragazzi, per farvi capire, Devil May Cry è uno dei pochissimi giochi che ho dato dentro al GameStop e ho dato via. Solitamente li tengo tutti, anche se brutti. In seconda posizione troviamo Batman Arkham Origins. E se la merita tutta questa posizione, ragazzi. Anzi,
Non è al primo posto solamente perché in prima posizione c'è un gioco che, oltre ad essere deludente, è pure brutto, perché se no Batman entrava di diritto in prima posizione. Questo capitolo è stato il primo a non essere stato sviluppato da Rocksteady, bensì da Warner Bros. E io aggiungerei un si vede, perché comunque è pur vero che il gameplay è il solito della serie, quindi difficilmente io credo voi troverete un gameplay così divertente e ben strutturato all'interno di un altro gioco. Anzi, c'è da dire che comunque i battimenti che troviamo nella serie di Batman Arkham sono stati ripresi poi da altri giochi. Però ragazzi, è pur vero che è troppo uguale ai capitoli precedenti. Dicevo ragazzi, mi si è anche spenta la telecamera, quindi perfetto, riprendiamo il discorso. Gli sviluppatori si sono limitati a fare il compitino e hanno quindi preso la formula magica degli altri Batman Arkham e l'hanno inserita in questo Batman Arkham Origins. Ci avevano venduto l'idea che questo Batman fosse comunque un Batman inesperto, quindi un Batman alle prime armi e tutto il resto. Invece ragazzi, parte il gioco cotto e mangiato, ci ritroviamo con tutti i gadget che negli altri capitoli della serie si sbloccano con il proseguimento della storia. Quindi noi invece in questo gioco, iniziando subito in questo gioco abbiamo subito tutti i gadget della saga. Quindi ecco, pure questa cosa non mi è piaciuta tutto. Poi più ragazzi, aggiungeteci il fatto che il gioco è uscito farcito, pieno di bug, glitch, difetti grafici. Tanto è vero che noi che simpaticamente lo chiamavamo Bugman, quindi già tutto questo vi dovrebbe far capire la cosa. Posso capire che magari tutti questi difetti grafici siano dovuti al fatto che magari gli sviluppatori si sono dovuti sbrigare a rilasciare il gioco, visto che usciva in prossimità dell'uscita delle console di nuova generazione, ma dall'altra parte ragazzi, non giustifica il fatto che il gioco è veramente privo di novità, e quindi è questa la cosa che mi ha più deluso. Per farvi capire ragazzi, io prima di mettere mano a Batman Arkham Origins ho ripreso un po' a giocare con Batman Arkham City, quindi il capitolo precedente, e veramente passato poi ad Arkham Origins avevo una sensazione di déjà vu, di già visto, già giocato. Secondo me troppo poco, veramente sono rimasto deluso. Da grandissimo fan della serie mi aspettavo ma tanto di più ragazzi. Poteva essere un grandissimo gioco, è comunque un bel gioco, anche se io vi consiglio di recuperare i capitoli precedenti e poi giocarvi Origins, perché sinceramente non aggiunge nient'altro agli altri. E mi ha deluso ragazzi, mi ha deluso tanto. Però ragazzi, occhio al 31 dicembre, perché sembra che ci sarà un nuovo annuncio per quanto riguarda la serie. Magari un nuovo capitolo sviluppato da Rocksteady, o magari un nuovo capitolo, magari uno spin-off, visto che Batman Arkham Origins finisce in un certo modo, ci hanno fatto intendere qualcosa con Deathstroke, staremo a vedere ragazzi. Comunque speriamo che torni agli antichi fasti, non che sia un gioco brutto, però sinceramente sono stato un uomo deluso da un gioco. E ragazzi, siete pronti per la prima posizione? In prima posizione troviamo Remember Me, un gioco che ho odiato, un gioco brutto che aveva delle idee ma tutte sbagliate, veramente uno di quei giochi ragazzi che rimpiangi di aver pagato soldi per avere una cosa del genere. Tanto è vero ragazzi che è stato l'unico gioco che ho droppato, che ho iniziato e che non ho finito come serie sul canale. Non credo che in molti ne abbiano sentito la mancanza, sicuramente non io. Comunque ragazzi, andiamo a parlare del gioco, perché così sennò sembra che è solamente un gioco brutto, invece no ragazzi, è brutto e deludente. Iniziamo dicendo che per me questo gioco è stato noioso. Aveva delle buone idee all'inizio, ma che progredendo col gioco si sono vaporizzate nel nulla. Però prima di andare a fondo della questione voglio spezzare una lancia a favore del gioco, perché comunque il gioco è stato sviluppato da Dontnod, una piccola software house che è stata incaricata da Capcom di creare questo gioco, e magari nell'industria videoludica tutte le piccole software house fossero come Dontnod, che è stata comunque coraggiosa, ha avuto le idee, e quindi magari fossero tutte così. Ma il problema non è questo ragazzi, perché i problemi sono altri. Però vorrei che fosse chiara una cosa ragazzi, perché la delusione nasce da come ti vendono il pacchetto, quindi da come ti vendono il gioco, dalle pubblicità, dai trailer che guardi. Ripeto, la delusione nasce se ti vendono un pacchetto che poi non si rivela quello che si millantava, tra virgolette. Allora, la trama io l'ho trovata abbastanza banalotta, perché c'è questo meccanismo della perdita di memoria abusato e riabusato che è centrale
all'interno del gioco. Ci troviamo in un futuro prossimo dove i ricordi sono parte fondamentale dell'umanità. C'è la nostra protagonista che ovviamente ha un'amnesia, quindi ha perso tutti i ricordi. C'è un capo dei ribelli che ci guida per perseguire i suoi ideali, e in cambio noi riceveremo la restituzione dei nostri ricordi. Quindi bla bla bla, le solite cose, niente di che. Scusate ragazzi, ma veramente oggi sta passando di tutto, neanche al Bronx. Comunque, dicevo, dal punto di vista del gameplay inizialmente pensavo fosse divertente, perché prevede un sistema di combattimento stile Batman Arkham, quindi con quel sistema di combattimento che ha fissato da un certo punto di vista uno standard un po', forse anche un po' troppo abusato. Però in questo caso, ragazzi, viene ripreso quel sistema di combo, anche se è molto più ripetitivo e fuso con delle dinamiche impostabili, perché per esempio possiamo impostare noi le combo a nostro piacimento, però poi dopo si limita tutto in la pressione dei tasti. E in più, ragazzi, ci sono le fasi esplorative e di scalate molto simili a Uncharted, diciamo. E anche questo, ragazzi, è un altro meccanismo di gameplay che è stato veramente abusato, visto e rivisto, anzi preso e visto e rivisto in tanti altri giochi. Mi viene in mente per esempio Tomb Raider, ma ce ne sono veramente tantissimi. E quindi, ragazzi, tutto bello, se non fosse che è veramente scriptato in maniera incredibile. Le fasi di esplorazione, quindi i salti che facciamo, sono scriptati, proprio chiamati così, telefonati. E in più, ragazzi, il gameplay, cioè il combattimento, alla lunga porta a una noia incredibile, anche perché è vero che tu hai solamente tasso colpo base e colpo potente, ma ragazzi, avete, se non avanzi di livello, se non collezioni, non sblocchi la possibilità di fare combo più variegate. E questo ti porta comunque, ragazzi, a un certo punto voi utilizzerete sempre la stessa combo, perché è la combo più forte. E veramente, cioè, dopo un po' porta a noia. L'unica cosa buona che ha il gioco sono i remix di ricordi, ovvero la possibilità di andare a modificare i ricordi di una persona per fargli cambiare atteggiamento, e quindi nel gioco anche delle azioni, degli avvenimenti cambiano in base appunto al ricordo della persona. Tutto bello, ragazzi, anche in questo caso era l'idea migliore che aveva il gioco. Peccato che questa meccanica di gioco, veramente io pensavo, ok, grandissimo gioco, possiamo modificare i ricordi della gente. In realtà, ragazzi, in tutto il gioco lo utilizziamo solamente 3 volte. Unite il tutto con un comparto grafico scadente e avrete Remember Me. Devo essere sincero, ragazzi, sono rimasto deluso perché l'aveva venduta Capcom, perché il problema non è Dontnod, che comunque ha fatto un ottimo lavoro per essere una software house emergente e comunque piccola. Il problema è che Capcom te l'ha venduta come un gioco che doveva essere figo, rivoluzionario, per esempio la protagonista doveva essere cazzuta e una cosa e un'altra. Io non ci ho visto niente di tutto questo, anzi, ragazzi, ripeto, comparto grafico abbastanza datato, le meccaniche di gioco abusate, viste e riviste, e sinceramente alla lunga, ragazzi, portavano alla noia. È pur vero che magari i nemici sono abbastanza variegati, però una volta che voi capite che, per esempio, che se incontrate quel nemico va fatta quella combo, quell'altro nemico va fatta quell'altra combo, è solo questione di tempo prima che arriviate alla fine del gioco. Quindi, ragazzi, diciamo che questa è la mia delusione. E quindi, ragazzi, questa era la mia classifica dei 5 giochi più deludenti di questo 2013, ovviamente dei giochi che io ho giocato e che io reputo più deludenti. Voi nei commenti potete farmi sapere se la pensate come me riguardo a questi giochi, oppure fatemi sapere quali sono i vostri 5 giochi più deludenti di questo 2013. Prima di salutarvi vi vorrei ringraziare, perché siamo diventati 31.000 qui sul canale. Veramente, ragazzi, grazie, grazie a tutti. Io, cioè, ogni volta, sapete, non voglio essere banale, ma diciamo questo grande traguardo arriva in un momento un po' particolare, quindi per me la felicità è doppia, i ringraziamenti sono doppi. Per voi, ragazzi, mi fa veramente tanto piacere, soprattutto mi fa piacere, l'ho scritto anche su Facebook, ma per i più distratti, mi fa veramente tanto piacere come si è risolta la questione riguardo i commenti sotto quel video di Ambra. Veramente, ragazzi, mi avete dimostrato che siete dei pro, quindi veramente grazie, grazie ancora, continuiamo così. Io vi voglio dare appuntamento a domani, cioè il giorno dopo al giorno che state vedendo questo video, perché ci sarà la classifica dei migliori 5 giochi che ho giocato nel 2015, sì, ma perché nel 2015? Nel 2013? Quindi, ragazzi, vi do appuntamento a domani. Un saluto a tutti da Mike Shosh, alla prossima, ciao ragazzi, ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosh.
tutti quanti amano Mai Shosha Manarca Masailum. E l'hanno concentrato, grazie all'ambulanza, all'interno di questo Batman Arkham Origins. Sinceramente, ragazzi, io avanzerei anche un dubbio, una mozione a sfavore del fatto che ci avevano presentato un Batman in teoria... E vaffanculo! Stile Arkham City, cioè scusate, stile la serie di... Porca miseria, ste cazzo di cose! Ma che è oggi, oh? Oggi veramente manco... Manco nel Bronx, oh. Manco nel Bronx, andate a fare Capodanno.